Esiste l'aldilà? In molti se lo sono chiesto. Se vogliamo avvicinarci alla verità, dovremmo studiare meglio le varie testimonianze di chi, in un modo o nell'altro, ha fatto capolino dall'altra parte, o è riuscito a comunicarci la sua esperienza in veste di spirito, direttamente dall'aldilà. Sono molti gli studiosi che hanno cercato di dare una risposta alla domanda delle domande. C'è qualcosa dopo la morte? Ernesto Bozzano è stato uno di questi, un vero pioniere nello studio dei fenomeni paranormali. Nacque nel 1962 a Genova. Fin da subito divenne un vorace lettore. All'età di 29 anni iniziò ad occuparsi di telepatia e spiritismo, che in quel periodo erano argomenti che andavano di moda, e molte persone benestanti si ritrovavano a sperimentare in casa propria. Bozzano si avvicinò a questo mondo come avrebbe fatto qualunque studioso serio, con scetticismo, ma con mente aperta. Infatti, dovete subito accettare i fatti. I fenomeni spiritici, in alcuni casi, erano reali. Molti dei suoi scritti vennero pubblicati nella prestigiosa rivista Luce e Ombra, e ancora oggi possiamo leggerli. Nel suo libro La crisi della morte, egli raccolse il resoconto di alcune sedute medianiche, in cui si palesarono degli spiriti per raccontare ai vivi il momento del passaggio dalla loro vita terrena all'aldilà. In tutti i casi riportati, lo spirito, dopo aver lasciato questa dimensione terrena, giunge in un luogo a lui fisico in cui incontra entità che conobbe in vita o a lui superiori, che hanno il compito di guidarlo in quella nuova esperienza. Quanto descritto è ciò che viene riportato anche da altri medium in altri momenti. Tutte le esperienze, tra l'altro, combaciano con quelle di chi, per esempio, è rimasto morto per alcuni secondi o minuti prima di essere rianimato dai medici, magari in seguito a un trauma. Di solito lo spirito, una volta divenuto tale, smette di patire le sofferenze terrene. Sta bene, e dopo quello che potremmo definire un sonno riparatore, si ambienta sempre più nell'aldilà. Una cosa curiosa è che, così come noi vivi in certi casi riusciamo a vedere gli spiriti sotto forma di ombre, così essi vedono i viventi allo stesso modo. Per avere un'idea di quello che gli spiriti trovano nell'aldilà, consigliamo la visione del film Nosso Lar, Nostra Dimora, basato fedelmente sulle sedute condotte dal medium brasiliano Chico Xavier, a cui prese parte lo spirito di André Luiz. Quest'ultimo si servì del medium per riportare ai vivi la sua esperienza nel mondo degli spiriti, il suo passaggio dall'oscura zona d'ombra e il suo ingresso a Nosso Lar, una delle tante città eteree ad ospitare le anime provenienti dal mondo materiale. Xavier scrisse circa 450 libri, tutti sfruttando la psicografia, ovvero la scrittura per mano degli spiriti. Sia nelle opere di Bozzano, sia in questo film, sia in altre cronache, vengono descritte le stesse cose. Gli spiriti soggiornano in questo paradiso finché non arriva il loro turno di ritornare sulla Terra per vivere una nuova incarnazione, oppure di dirigersi altrove, su altri mondi e dimensioni, in base al loro grado evolutivo. Perché ognuno di noi compie un percorso, sia in questa vita, sia di vita in vita, per evolvere sempre di più e imparare a vivere con amore. Qualcuno si starà chiedendo se esiste quindi anche l'inferno. Il vero inferno se lo creano gli stessi esseri viventi, se succede che si portino dall'altra parte faccende irrisolte, rimpianti e sensi di colpa. In questi casi lo spirito rimane in parte legato al mondo materiale che ha appena lasciato e in certi casi può anche ritrovarsi in una zona oscura, terrificante, circondato da altri spiriti inferiori. Ma al contrario di quello che si potrebbe pensare, essi non sono destinati a rimanere lì per sempre. L'inferno è soltanto transitorio, perché giunto il pentimento per le azioni commesse in vita, essi hanno la possibilità di evolvere e andare oltre. L'idea della morte, si sa, spaventa molte persone, ma come diceva Lavoisier, fondatore della chimica moderna, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Noi, oltre a essere materia, siamo anche energia, e questa, alla morte, sopravvive, si trasforma. Il concetto di anima è antico e conosciuto da ogni religione. Perfino gli egizi sapevano che ogni essere umano è composto da spirito e materia. Quando moriamo, lasciamo questo corpo materiale per tornare a casa, in quella che alcuni definirebbero la nostra vera vita. E qui, in questo al di là, torneremmo alla fine di ogni nostra esperienza corporea. Se scegliamo di reincarnarci è perché dobbiamo accumulare esperienze utili alla nostra vita animica. E tutto questo lo apprendiamo indagando il mondo degli spiriti.
Sono molti infatti gli studiosi che, oltre a Ernesto Bozzano, hanno cercato di scoprire la verità, in un modo o nell'altro. Allan Kardec, per esempio, dedicò buona parte della sua vita alla ricerca della verità. Partecipò a molte sedute spiritiche e fece molte domande a chi stava dall'altra parte. E riportò l'esito di queste interviste medianiche nei suoi libri, Il Libro degli Spiriti e Il Libro dei Medium. La ricerca dell'aldilà era anche uno degli obiettivi di molti studiosi di fine 800 inizio 900. In quegli anni erano molti a sperimentare, sia per diletto sia per saperne sempre di più sull'argomento. Esistevano molte società di studi psichici e a farne parte erano studiosi, accademici e addirittura premi Nobel, come per esempio i coniugi Curie. La già citata rivista Luce e Ombra era l'organo ufficiale della Società di Studi Psichici di Milano. Nel 1906 gli studiosi di questa società esaminarono anche la medium Eusapia Palladino. Nel 2018, a 100 anni dalla morte della Palladino, ho realizzato il film Occultus, che racconta fedelmente della sua esperienza a Milano. Chi fosse interessato può trovarlo su Cili. Mia moglie Piera ultimamente si è messa in testa delle stramberie. Di che tipo? Si è messa in testa di richiamare dall'aldilà l'anima del mio defunto suocero. Il mio caro padre è venuto a mancarci di recente. La nostra storia inizia verso la metà del XIX secolo. Fu allora, con le sorelle Fox, che nacque lo spiritismo, ovvero la presunta capacità, da parte di alcuni soggetti detti medium, di comunicare con gli spiriti dei defunti. Barzini, qui c'è bisogno della vostra esperienza e della vostra perspicacia, del vostro occhio attento e della vostra bella penna. E se scoverete l'inganno, almeno avremo messo fine a tutta questa storia una volta per tutte. Come ben sapete, la signora Eusapia Palladino è un medium. Si è resa gentilmente disponibile a essere analizzata dai membri della nostra società perché, come lei stessa dice, ci tiene a dimostrare che produce solo fenomeni autentici. Terrificante l'ignoto. Io mi sento impotente davanti a questo grande mistero. Ora che puoi sentirmi, rimarrò sempre al tuo fianco. Chi sei? Il mio nome è John King. Dio, è reale. La serata promette bene, non credete? Potremmo dirvi di più, e lo faremo, ma per il momento vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima puntata di X Dimension, avventure nel mondo del mistero. Se volete approfondire questo argomento, troverete interessante la rivista Luce e Ombra. Alcuni numeri si trovano nella biblioteca Bolzano De Boni, a Bologna, nata nel 1985 proprio per salvaguardare gli scritti dei due studiosi, Ernesto Bozzano e Gastone De Boni, di oltre un secolo fa. Ernesto Bozzano è anche l'autore de La crisi della morte, un libro molto interessante, soprattutto per chi è alla ricerca di risposte, riguardo a una vita oltre la vita. Infine, ricordo a voi tutti che di recente ho pubblicato Anime Infinite, Infiniti Mondi, in cui, oltre a raccogliere più di 100 casi paranormali indagati negli anni, racconto la storia dello spiritismo e dei suoi protagonisti più rilevanti, tra cui la medium Eusapia Palladino, la quale fu ospite della Società di Studi Psichici Milanese. Il film Occultus si basa proprio sui verbali delle sedute spiritiche avvenute in quella sede nel 1906 e sul libro che il giornalista Luigi Barzini scrisse proprio come rapporto di quella sua interessante indagine, Nel mondo dei misteri, con Eusapia Palladino.